naturalmente Luisella, Daniele, Stefania, Elisabetta e tutte le altre persone, adesso Marco, Massimo, che rischio anche di dimenticare, grazie, grazie, grazie di cuore. C'è un ultimo ospite che invito a salire, Giorgio Montanini. E mentre Giorgio si raggiunge, vi ricordo che questa iniziativa si è permesso la provincia e patrocinio, quindi anche un piccolo contributo, ma vi invitiamo a riempire, veramente a colmare quel boccione di vetro che è a ridosso del tavolo verso l'uscita, perché abbiamo bisogno anche di un contributo, lo dico con la massima naturalezza e spontaneità, anche di un contributo per riuscire a coprire quelle spese che ci siamo sobbarcati senza chiedere niente a nessuno. Grazie. Giorgio. Grazie. Grazie Andrea, dottore, per me è un onore davvero. Grazie a tutti, grazie, grazie. Dove mi metto? Posso spostare questo? Ci sta qualcosa, qualche bomba, no? No, beh, io faccio il comico per chi non mi conosce, quindi, ma scusate le spalle, cioè, mi imbarazza un po' però. No, faccio il comico, quindi dopo tutte queste belle notizie fa venire un po' difficile, penso. Però, volevo dire, non è che voglio andare subito in scontro con il dottor Ingroia, cioè, però voglio spezzare, perché qua mi pare un attimo un po' tipo anno zero, così Sandoro. Cioè, qua si sente solo una campana sola, ha detto... tramite le intercettazioni o se confiscano capitali alla mafia, bella roba, c'è uno che ha campato una vita, ha fatto 3-4 omicidi, ha eletto un parlamentare con un rappresentante, poi arriva uno dietro la scrivania, gli frega tutti i soldi, è una rottura del palle, penso che è sbagliato. Non so, io vorrei anche spezzare una lancia nei confronti di un po' un'altra cosa. Se detto le intercettazioni, da una parte il governo spende, da una parte però prende, perché sequestrando i capitali, giusto? Ho detto una cavolata? Cioè, ci sta questo scambio, no? Quindi da una parte perde il governo, però da una parte perde i soldi, ma da una parte guadagna, la mafia perde i capitali, uno perde su entrambi i fronti. Perché protagonista su tutte le parti, per riuscire. Io una lancia qui la spezzo, sempre giusto. È da denuncia quello che ho detto. Poi ci divento famoso finalmente, no? Se non ti denuncio si dice qua, oppure mi cambiano le elezioni. No, e invece la cosa che voglio capire sull'intercettazione è questo, perché questo è paradossale. Cioè, se io con la nuova legge, per intercettare un presunto colpevole, devo sapere prima e avere prove che è colpevole. È questo, no? Cioè, per far capire la gente. È come se io, per sapere se la tuta che sto trovato dentro casa mia è dell'idraulico, devo aspettare che l'idraulico si trova a moglie, ma lo devo vedere. Cioè ci devo beccare. Quindi mi fa, amore, la tuta è di quel signore che sta sopra di te? È di quel signore che sta lì? Amore, che fai con la bocca mia? Sì, puttana, stavo... Questo discorso è un po'... Dottore, cioè... È così. Beh, un po' paradossale davvero. Comunque io non vorrei ulteriormente destabilizzare la situazione, però vorrei far sapere al dottor Ingroia che è seduto allo stesso posto dove qualche mese fa, un anno fa, c'era seduto dell'Utri. Guarda. C'era dell'Utri, se fosse successo il contrario, cioè nel caso in cui dell'Utri fosse arrivato dopo, qua c'era un fulmine, aveva beccato di due perché aveva un sacco di legge, però così forse siamo un po' bonificati. L'unica persona che non vedo, cioè che stava, cioè a posto del signor Bongiovanni, giusto? C'era Liuscio, che stasera non c'è. È evidente la scelta del campo del sindaco, mi sembra di aver capito stasera, che mi sembra che ha fatto una bella scelta del campo. Con ognuno le scelte che fanno le mie mani, se pagherà le cose. Però voglio dire, Dell'Utri era venuto per presentare i diari dei Mussolini. Pure i cinesi hanno detto che era facile i diari. Riuscio, vieni, è venuto per il diario Mussolini, cioè, in cui Mussolini sembrava una brava persona.
Ah, perché io ho le prove che Mussolini è una brava persona. Adesso esce il nuovo libro dell'Utri, perché ha trovato i diari di Nerone. No, dice che Nerone era un filantropo, ha inventato il riscaldamento autonomo a Roma. È un'altra cosa che ha fatto lui, però a parte dell'Utri che... Io pure da comico mi interrogo per capire come si arriva a sto punto, no? Perché? Cioè Berlusconi come fa a fare queste cose? Cioè, no, il legittimo impedimento. Non ha detto niente a nessuno, ma è stato proprio pochi giorni fa è successo. Cioè Berlusconi può fare quello che cazzo gli pare e non presentarsi al processo. Il dottore mi diceva, giusto, non, il giudice ne prende atto, è vero, dell'impedimento, l'impedimento istituzionale, no? Qualunque impedimento istituzionale, il giudice ne prende atto, cioè qualunque cosa. La legge quindi non è uguale per tutti. Io voglio chiedere a qualche poliziotto che sta qua, della scorta, se mi fermate a me con la macchina e so bevuto, ecco, sta Pier Gallini, so bevuto, metti caso so bevuto, Pier Gallini, abiti vicino a casa mia. Se mi fermi con la macchina a me, no? E non so Berlusconi che c'è legittimo impedimento, mi fermi con la macchina e mi fai le di robe, faccio 0,7, mi dovresti lavare la patente, io ti posso dire... legittimo impedimento non me la devi uguale, me la strappo, vedi? Perché non è giusto, no? Ma il falso in bilancio ha fatto una legge, stava per essere condannato per falso in bilancio, pochi mesi prima della condanna ha fatto una legge che depenalizzava il falso in bilancio, quando l'ha assolto perché il fatto non sussiste, avete visto che sono innocente, grazie al cazzo, non depenalizzato tre mesi prima. Se te penalizzi l'omicidio, anche se anche lo squartatore era un galantuomo, se te penalizzi il genocidio, anche Hitler era venuto con i baffi e basta, è normale, è giusto, no? Comunque Berlusconi, voglio spezzare una lancia in suo cuore ulteriore, Berlusconi è così da prima, da quando è piccolo, ma da prima ancora, da quando è neonato, da prima ancora, da quando è spermatozoo. Voi sapete gli spermatozoi fanno una gara, no? Uno solo arriva primo, uno solo. Quello di Berlusconi non è mai arrivato primo. Ha corrotto l'ovulo. No, lui personalmente. Ci è andato l'avvocato spermatozoo Previti. Quando tutto era a posto, Berlusconi si è presentato e ha dato da dall'utero, là. E ha detto, senti, adesso quanto tempo ci vuole per uscire qua? 9 mesi come tutti, come 9 mesi? No, già va fa, solo già va a organizzare un sacco di cose, tu esci prima, sì, o tu esci prima, e chi si rifà 9 mesi dentro al posto tu? Mio fratello, tu io dentro. E infatti risulta che per il cuore non si è fatto mai un giorno dentro, cioè guarda, è una cosa assurda. No, deve due scuole per dire che l'Italia è proprio... Un immigrato senegalese, se non sbaglio, non mi ricordo di quale nazionalità, comunque di colore, ha fatto un figlio e l'ha chiamato, questo è vero, andate su internet, i giornali ne hanno parlato pochissimo, Silvio Berlusconi, dei nomi, cioè il cognome senegalese, tipo che ne so, Abraha, non lo so come si chiama, oppure Abrib, non lo so, Silvio Berlusconi Abrib, dei nomi. Si dice che il bambino appena nato ha detto, prima di tutto non sono nero, sono abbronzato. A 3 mesi già dice un sacco di cazzate e dentro la cameretta gli ha trovato 5-6 costruzioni di Lego abusive. Lego 1, Lego 2, Lego 3. Ha corrotto la visita. Luca Valluccio al Dondolo gli amministra un amico suo siciliano, come gli fa gli spallieri. Ma tu guarda, ha chiamato... Questo è il ritardo, è tutto lì il ritardo.